c'è una proprietà che è con l'emergenza dei propri frati. Gli altri comuni si stanno organizzando per l'accoglienza. Sì. Abbiamo Voi state pensando a qualcosa? dato stamattina una disponibilità dei beni sull'utilizzo di alcuni beni confiscati per credo una ventina di persone, 20-30 persone, una cosa del genere, adesso non ti Due potrò dire. locali, due Utilizzando iniziative già in corso oppure immaginando di realizzarne altre. È appena una settimana, stiamo cercando di rendere quanto più completo possibile progressivamente il quadro conoscitivo, ma abbiamo anche però già cominciato ad adottare qualche atto, insomma, lì dove c'è stata urgenza, lì dove c'è un'attività programmatica da fare e ad affrontare questioni per non solo comprenderle, ma evidentemente anche per anticipare. Atto è il regolamento del funzionamento dell'organismo, a questo riguardo l'informazione più importante da dare è che la Commissione attraverso i 3 membri seguirà tutto l'arco della settimana, quindi sarà presente tutta la settimana, come ha detto il prefetto, daremo questo segnale che è la presenza nell'ente e nell'amministrazione. Di questo è stato il primo atto. Una cosa che vi occorrerà sicuramente, sarà utile sicuramente sapere, noi adottiamo ovviamente i nostri deliberati sono di giunta di, con i poteri della giunta del consiglio, però siccome siamo sempre noi tre, possiamo stabilire una cadenza fissa e in quelle giornate si adottano indifferentemente l'una o l'altra delibera con l'una o l'altra assunzione di poteri e noi delibereremo ogni settimana. Con i poteri di giudice rossi. Oggi stiamo iniziando, ecco, anche le delibere di cui parlava il prefetto che abbiamo adottato oggi sono quelle prodromiche al bilancio preparatorio, abbiamo un incontro con il collegio dei revisori, cioè, vediamo se questa buona salute di cui si dice effettivamente insomma, la riscontriamo anche, no? Se queste delibere sono vere, sono insomma, Esatto, è da verificare. È da Così come verificare. la fase della nostra mattinata oggi è stata dedicata alle riflessioni sul tipo di organizzazione che ci dobbiamo dare per il futuro prossimo, proprio perché non si disperda, non si abbia a temere nessuna dispersione di energia nei fondi europei in genere, soprattutto quelli di cui stiamo parlando oggi, ma anche i fondi di altra natura, insomma. Noi ci teniamo a ribadirlo in maniera forte, se si ha il timore che una gestione commissariale possa rallentare i procedimenti, è una, come dire, una fake news. Sì, È una fake news. Non c'è, non ha motivo d'esserci, insomma. I commissari hanno i poteri anzi. di sindaco, giunta e consiglio e l'esercito. È chiaro che la questione dei rifiuti va risolta nel più breve tempo possibile, così come quella delle aree di sosta. Sono questioni estremamente delicate, però lo sapete bene, è inutile che ce lo nascondiamo. Su queste questioni noi stiamo lavorando, stiamo leggendo, stiamo lavorando, stiamo riflettendo, è evidente che ci diamo delle scadenze. Dopo diciamo, una settimana, pochi giorni insomma dal vostro arrivo, come avete provato? Che impressione vi ha fatto la macchina comunale? Ah, è una macchina complessa, ci sono molti giovani, questa è una sorpresa, devo dire, notevole per quanto mi riguarda. Questa è un'amministrazione che visto che è mediamente più giovane, Sì. d'altra parte sono state fatte delle emissioni in epoche recenti e questo chiaramente l'ha determinata, ha bisogno ancora di completarsi, e questa è un'altra delle questioni sulle quali abbiamo lavorato stamattina. E sulle quali prenderemo ovviamente anche qui delle decisioni a breve, ha bisogno ancora di essere completata. Presidente, noi siamo una commissione straordinaria e quindi per poteri straordinari, sapete, qui l'ente dovrà essere diretto dai futuri amministratori. Noi, la commissione straordinaria farà di tutto per preparare questo evento futuro, sicuramente, che è una normale gestione dell'ente, portando un ente, un'amministrazione che sia nel miglior modo possibile a quella scadenza, sia dal punto di vista tecnico, soprattutto dal punto di vista anche delle occasioni non perse in questo periodo, in questi 2 anni.
Vedete, voi dovete immaginare, dovete assimilare anzi la gestione commissariale di un comune a una sorta di terapia. Se un comune arriva ad un commissariamento, sia per cause ordinarie, sia per scioglimento di questa natura, evidentemente ci sono delle patologie che l'hanno portato o alle dimissioni o ad uno scioglimento. Allora è chiaro che il compito primario di chi viene a gestirlo come incarico straordinario è quello di eliminare le patologie. Se il tempo e l'energia lo consente anche di, come dire, di interpretare al meglio le esigenze di un paese e cercare di dare anche ulteriori iniziative. Quello che chiede lei però non è questo, perché diamo per scontato che l'amministrazione straordinaria impegni tutta la propria energia per amministrare per bene nel periodo considerato il comune. Se la risposta che bisogna dare in termini di proposta scevra da sospetti, e allora qui il compito della politica e della società civile, non la politica o la società civile, la politica e la società civile, prima la società civile e poi la politica, perché se non funziona tutto questo, il lavoro, anche il lavoro più grosso, e mi auguro che saremo in grado di farlo, che noi potremo fare, va bene?